Ci troviamo con Miss Ciociaria 2016 Jessica Di Iorio e Simone Morano, fotografo del calendario di Miss Ciociaria 2017. Grazie di essere qui con noi. Grazie. Buongiorno. La protagonista assoluta di questo calendario, che verrà presentato nella giornata di domani presso l'Hotel Astor di Frosinone, è proprio Miss Ciociaria, che ha ottenuto la copertina. Ecco, sì. Che esperienza è stata? Innanzitutto, prima parlaci di te, da dove vieni e che esperienza è stata? Allora, io sono Jessica Di Iorio, appunto, ho 25 anni, vengo da Ferentino. Ho avuto questo onore di diventare la Miss Ciociaria di quest'anno e l'esperienza del calendario è stata divertentissima, si è svolta in più giornate, poi con Simone insomma ci si diverte e basta. Si è instaurato un buon rapporto, certo, quindi. Anche noi ci conoscevamo già. Ecco, quali location, Simone, sono state prescelte? Sono state varie, esterne, interne, sono state a Trevi, a Guaccino, a Veroli, tutte location, comunque sia, scelte apposta per fare il meglio, insomma. Quindi il calendario parla pure un po' della provincia di Frosinone. Sì, abbiamo girato abbastanza, anche Trevi, là, sulla cascata di Trevi, sì. È molto bella. Freddo. Fresco. Freschissimo. Poi chiaramente le scelte dei luoghi anche in base anche agli sponsor, chiaramente, quindi c'è anche quello. Ecco, come hai ritratto, perché la fotografia è un po' una forma di arte, no? Come hai ritratto queste giovani ragazze? Il ritratto, in base alla ragazza, una è predisposta a fare cose che un'altra non è predisposta, quindi meno male, penso, uno cerca anche di adattarsi anche alla modella. Lei è un casino, polivalente, cioè, si fa un po' tutto, insomma, quindi abbiamo visto foto in costume, foto in abito da sposa, comunque è un bel progetto. Dopo tutto un bel progetto. Ecco, parlaci un po', Jessica, di questo progetto del calendario. Ecco, come ti sei posta e soprattutto che cosa hai vestito? Allora, prevalentemente abbiamo scattato in costume da bagno, appunto la copertina è stata fatta sulla barca qualche giorno dopo la vittoria del titolo, poi appunto alle cascate di Trevi nel Lazio e poi gli ultimi scatti sono stati fatti al lago di Possafibriano in abito da sposa. In quali abiti ti trovi di più? Beh, forse un po' mi sono sentita meglio con l'abito da sposa, anche se quel giorno faceva un freddo, le dico. Però, cioè, io mi trovo a mio agio. Ero a mio agio con lui, con le altre ragazze quando eravamo insieme, quindi è stato divertente più che altro. Ecco, dobbiamo dire che il calendario è curato dagli eventi De Bonis, quindi è a loro che si deve questa realizzazione. Per concludere, Jessica, ecco, un messaggio che vogliamo dare alle giovani che si accingono ad intraprendere questa professione, che per te è, diciamo, è anche una professione, no? Non va presa troppo sul serio, insomma, uno deve. L'importante è quadrarsi su quello che vuole fare nella vita, come il lavoro, appunto. Poi un concorso, le sfilate di moda sono un lavoro aggiunto, diciamo, non è una priorità, insomma. Che cosa farai in futuro? Penso a costruirmi il mio futuro, la mia casa, la mia famiglia. Per il momento quello viene prima, poi tutto quello che viene, sfilate, servizi fotografici, per me è sempre meglio, insomma. Simone, allora, che vogliamo augurare per questo calendario invece? Prima di tutto volevo ringraziare anche, come hai fatto te prima, tutta la famiglia De Bonis, comunque sia, perché ci ha sempre vicino, comunque sia, ha fatto un bel progetto, cioè, ci ha appoggiato in questo progetto, ci ha creduto in me, anche nell'organizzazione di tutto il calendario. E poi voglio ringraziare anche tutte le ragazze, Miss Ciociaria di 2016,
E poi spero che comunque piacerà comunque a tutti, e poi quella è la cosa più essenziale, cioè la cosa più semplice è piacere alla gente, cioè il calendario che piace alla gente, insomma. Sicuramente sì, quindi vi ricordiamo l'appuntamento per domani alle 18 con la presentazione del calendario di Miss Ciociaria e ovviamente a Frosinone presso l'Hotel Astor alle 18. L'appuntamento quindi per domani. Grazie a Jessica Di Iorio, grazie a Simone Morano Grazie. Grazie. e grazie a tutti voi.